Nel mese di settembre si tiene a Greve l'Expo del Chianti Classico, che è la manifestazione vitivinicola sicuramente più importante del Chianti e fra le più importanti a livello della regione toscana. E nel 1970 esattamente si chiamava in un'altra maniera, si chiamava Mostra Mercato Vino Chianti Classico. Successivamente, con il passare degli anni, con il salto di qualità soprattutto fatto dalle aziende produttrici di vino Chianti Classico, nel senso di una sempre più larga internazionalizzazione, queste importanti modificazioni sono state registrate anche da questa manifestazione, che si è adeguata nel nome e anche nei contenuti, anche nella formula, e quindi il nome è diventato Rassegna del Chianti Classico e poi Expo del Chianti Classico, e sempre di più e sempre meglio la bottiglia di vino Chianti Classico Gallo Nero è diventata il protagonista di questa manifestazione. Le manifestazioni da 70 ad oggi hanno sempre registrato una grandissima partecipazione di pubblico, e questo è importante perché questo ha consentito a molti che non conoscevano, soprattutto stranieri che non conoscevano il territorio del Chianti, di poterlo conoscere. Chianti Classico è il nome del vino, ma Chianti è anche un territorio. Vogliamo conservare tutto ciò che di bello e di buono la nostra gloriosa storia ci ha tramandato. La degustazione è facile, basta venire in piazza, acquistare uno di questi bicchieri con un portabicchiere e poi degustare girando fra gli stand dei produttori e utilizzando un ticket che avete insieme al bicchiere. Penso che il distinguo fra questa festa e le grandi manifestazioni enologiche e di grandi padiglioni al chiuso sia proprio questa, la vicinanza col territorio, con l'atmosfera, con il caldo e con il freddo e con la pioggia, e con i malumori certe volte dei nostri produttori, la felicità e l'entusiasmo che ancora portano nel loro cuore per questo territorio e per questo prodotto. Il programma dell'Expo del Chianti Classico è sempre molto vario e nutrito, sono mostre di pittori locali, contemporanei, e alcuni di questi espongono addirittura nella piazza o lavorano nella piazza. Se invece percorrete la nostra strada principale, che chiamiamo volgarmente Borgo, via Roma, potrete invece ammirare gli artigiani che sono all'opera, il cestaio, il seggiolaio, il pittore o il ragazzo che artigianalmente ancora costruisce i vasi di cotto. Queste sono iniziative che possono aiutarvi ad apprezzare non soltanto la nostra piazza, ma anche quella che è la cultura e la tradizione dell'artigianato locale. Oltre a questo ci sono le varie iniziative musicali, ci sono i concerti che possono essere di tipo più classico, ma anche molto molto spinto verso il rock o verso la discoteca, per momenti e serate che possono essere per giovani ma forse anche per meno giovani. Noi siamo molto contenti di venire tutti gli anni all'esposizione del Chianti Classico di Greve. Per due motivi direi, innanzitutto perché è organizzata molto bene e devo dire che ogni anno cercano anche di migliorare l'organizzazione, facilitando i produttori in ogni modo, e secondo perché il pubblico è molto internazionale. Avere il contatto diretto con i propri clienti, con le persone che beranno il tuo vino, potergli spiegare come lo produci, cosa c'è dentro, la passione e la fatica anche che c'è nel produrre il vino, ti migliora sicuramente il rapporto che le persone poi hanno con quando verranno la tua bottiglia. Sono qui a Greve perché è un bellissimo modo per un produttore di metterci la faccia, di spiegare ai clienti e agli appassionati i nostri vini, il nostro lavoro, e credo che per il consumatore di oggi è un valore aggiunto. Perché venire all'Expo? È un'occasione per mettere in mostra la nostra azienda e tanto più per valorizzare il territorio del Chianti Classico. Penso che venire alla festa del Chianti Classico sia opportuno e doveroso per tutti quanti, per chi non lo conosce per conoscerlo e per chi lo conosce per apprezzarlo ancora di più.